Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca con la settima ed ultima partita del round, dei round di Svizzera svolti al regionale di Treviso in data 31 gennaio 2016. Anche al settimo round ho incontrato un mio amico. Come possiamo vedere infatti, Syntax, detto anche Enrico Colombari, giocava Rayquaza, Crobat, Kyogre e infine Infernape, mentre io ho usato Gotitel, Mawile, Ferrothorn e Talonflame. Anche il suo era un gran bel team. E i Pokémon gli altri Pokémon, quelli che non ho usato, erano Ludicolo e Scizor. Purtroppo mi pentirò più avanti di non aver mandato Groudon. Ma vabbè, succede certe volte. Bene ragazzi, spero che questa partita possa essere di vostro gradimento. Buona visione. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuta questa partita. Tra l'altro mi dispiace veramente per Enrico, in quanto è arrivato anche lui con il 5-2, è arrivato nono. Purtroppo è andato fuori alla top soltanto per questioni di tie break, ovvero dei risultati che hanno fatto i suoi avversari e risultati degli avversari dei suoi avversari. Purtroppo, come dicevo prima, appunto, il mio avversario userà come primi Pokémon Rayquaza e Crobat, mentre io appunto Gotitel e Mawile. Qui ovviamente mega evolviamo entrambi i suoi Pokémon, anche se ad essere sincero ho leadato Gotitel e Mawile in quanto mi aspettavo come lead Kyogre e Rayquaza. Però anche questa lead poteva essere abbastanza problematica. Vedremo infatti che qui proteggo Gotitel aspettandomi un doppio attacco su Gotitel, che infatti arriva. E Crobat infatti fa di Super Zanna e Ascesa del Drago su Gotitel. E Mawile può mandare KO il Rayquaza avversario tranquillamente con carineria, tutto indisturbato. E già qui mi trovo in netto vantaggio al primo turno, in quanto appunto avevo mandato KO il suo primo Pokémon. La sua mega evoluzione, nonché anche il suo primo leggendario. Qui purtroppo appunto mi sono veramente pentito di non aver mandato in campo Groudon, in quanto con Groudon in campo avrei potuto ritirare Mawile per mandare in campo Groudon e infine usare appunto impedire al Kyogre avversario di usare o primo Pulsar o Zampillo. Qui aspettandomi Zampillo vado di sbiga attacco su Kyogre, in quanto sapevo di non reggerlo, però appunto il mio avversario va di Super Zanna su Gotitel e primo Pulsar, che manda KO Gotitel. Qua proteggo Mawile per non farmelo mandare KO inutilmente. E Crobat va di Super Zanna su Ferrothorn, sperando probabilmente di mandarmi KO Ferrothorn con primo Pulsar o appunto con un'altra mossa, magari Gelo Raggio. Però appunto va di primo Pulsar, che non mi manda KO Ferrothorn, ma lo lascia un 40 PS. Vado di Vigor Colpo e per fortuna riesco a mandare KO il Kyogre avversario. Anche perché se non fossi riuscito a mandarlo KO in questo turno, me la sarei vista veramente veramente brutta. Qui adesso entra in campo l'ultimo Pokémon rimasto del mio avversario, che è Infernape. Qui va di anticipo per evitare un probabile sbiga attacco, ma è abbastanza inutile, in quanto avevo fatto un doppio attacco su Crobat, considerando che dietro avevo Talonflame, il quale poteva essere bloccato facilmente con anticipo di Crobat. Poi appunto, non conoscendo le altre mosse Infernape, magari poteva avere una mossa roccia che poteva darmi abbastanza fastidio su Talonflame. Però appunto, come abbiamo visto, Infernape con Zuffa manda KO Mawile. Qui proteggo Ferrothorn aspettandomi un'altra Zuffa su Ferrothorn appunto. E il Crobat avversario va di anticipo. Qui predicto questo anticipo andando di fuoco carica e riuscendo a shottare il Crobat avversario. Come detto prima, avviene quello che mi aspettavo, ovvero l'inferno del avversario va di Zuffa su Ferrothorn, che però appunto si protegge. Qui Talonflame con va di fuoco carica su Infernape a meno 1 in difesa. Gli fa veramente tantissimi danni, anche se la mossa era molto efficace. Infernape qua finisce il mio povero Ferrothorn, ma Ferrothorn dall'oltretomba, grazie alla sua abilità, manda KO l'Infernape avversario. E così mi aggiudico l'ultima partita della Svizzera, passando con un 6-1 in top
contro Riccardo Appamea, contro cui poi ho perso. Appunto, Riccardo, inoltre, ricordo, è anche il ragazzo che ha vinto il regionale. Bene, ragazzi, spero che questa partita possa essere di vostro gradimento. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuta questa partita. Purtroppo con i video di Treviso abbiamo finito, in quanto a quanto pare non ho salvato il video del sesto turno dove ho perso. Non so, forse per rabbia, dato che ho perso abbastanza malamente. Per oggi è tutto, un abbraccio da Tecnarca e dal Team Infinity.